Penso che se avessi più giorni, già solo dentro questo aeroporto verrebbero almeno 20 video diversi tra ristoranti, cose strane che ci sono, però non ho tempo. Il negozio dei Pokémon! Andiamo. Vabbè, io ci vado, con o senza di te. Ragazzi, no, il negozio dei Pokémon! Guardate qua, per gli appassionati. Per gli appassionati, poi non dite che non vi faccio vedere cose meravigliose, altro che la fontana. Guardate qua il negozio dei Pokémon. Tipo, non lo so, volete, non mi ricordo il nome di questo Pokémon, anche se è vecchissimo, 26 dollari. Oh, è Touch, non ci credo. Figata. L'avete capito, ragazzi, che è Touch? Se io tocco qua, cambio Pokémon. E mi dice il tipo. Guardate che figata, il peso. E se io faccio close? Ma cos'è? No! Ragazzi! Figata! Ragazzi, qua c'è anche una partita in corso, non si scherza niente. Guardate, ragazzi, quanto merchandising che c'è qua dentro, una marea. Ma sapete che forse qua c'è un altro video dedicato apposta al negozio dei Pokémon? Guardate qua, quanto merchandising, ce n'è una marea. E questo qua? Ne vogliamo parlare? Figata. Cosa c'è di là? Cosa c'è di là, ragazzi? Cosa c'è di là? Cosa c'è qua? Videogiochi dei Pokémon. Guardate, guardate, stanno cercando di catturare il Pokémon. Stanno cercando di catturare i Pokémon. Praticamente voi avete il Pokémon che vi appare davanti e si preme sulla pallina. Sulla sfera Pokéball, sulla sfera Poké, scusate. Qua ovviamente avete la collezione di tutte le carte che volete comprare. I set, i deck, un sacco di roba veramente mostruoso sto posto. Ragazzi, non so se ho fatto un video apposta per il negozio dei Pokémon, ma nel caso, avendo 26 anni, adesso in modo mesto vi saluto. Ci vediamo al prossimo video. E mi emoziona ancora così tanto vedere i Pokémon e le carte, le avevo anch'io. Vabbè, ciao. Oh, that's just the way it is. Way it is.